E da Bolzano andiamo ad Asiago, all'Ode gara, ancora gara 6, Asiago Valpusteria, con l'Asiago in vantaggio per 3 vittorie a 2 nella serie, e dunque se l'Asiago rispetterà il fattore campo tornerà a giocare una finale dopo alcuni anni davvero deludenti, così come sicuramente deluso sarebbe il Valpusteria in caso di eliminazione. Valpusteria che per lunghi tratti ha guidato la classifica in regular season facendo vedere l'hockey migliore, più spumeggiante. È calato alla fine, si è fatto superare dal Renon nella classifica, ma soprattutto ha perso in casa la prima partita della serie contro l'Asiago, e questo ha fatto sì che, diciamo, l'ago della bilancia andasse dalla parte dei veneti. L'Asiago che attacca in queste fasi iniziali di partita, l'Asiago che rinuncia ad una pedina importante, Vince Bellissimo, che ha problemi alla schiena, il fratello del portiere Daniel Bellissimo. Per quel che riguarda il Valpusteria, è fuori Greg Barber per turnover, gioca lo sloveno Ratzinger, e questo è il gol di Ralf Intranuovo, con cui l'Asiago sblocca il risultato. Siamo a metà, poco prima del primo tempo, 9 minuti 47 secondi, e Henrich che lavora un buon disco lo cede ad Intranuovo, che da posizione impossibile riesce a superare, guardate da dove è riuscito a far gol Intranuovo, a battere Giacaitis, la coreografia dei tifosi asiaghesi. Vediamo se riesce a rispondere il Valpusteria, che gioca in questa fase in superiorità numerica, c'è Michele Strazzabosco in panca puniti. E arriva il pareggio, del Valpusteria con Taggar Desmet, che devia un disco messo davanti alla porta da Matt Kelly. 1-1, 13 minuti 42 secondi. Lo rivediamo, Kelly e la deviazione di Desmet, ottimamente appostato davanti a Daniel Bellissimo. Dunque 1-1, siamo ancora nel primo tempo, c'è una superiorità numerica per l'Asiago, in panca puniti Luigi Dacorte. La pressione asiaghese. L'Asiago attacca in questo primo tempo dalla destra, dalla sinistra dei vostri teleschermi, e va a sfiorare il vantaggio ancora con Intranuovo, che a due passi dalla porta non riesce a battere Giacaitis. 1-1 al primo intervallo, una partita anticipata da una vigilia calda dopo l'episodio avvenuto prima dell'inizio di gara 5 con Michele Strazzabosco, che ha spintonato la mascotte del Valpusteria, una ragazzina di 13 anni finita a terra e finita anche precauzionalmente al pronto soccorso dell'ospedale di Brunico. Poi insomma l'episodio più o meno è rientrato con le scuse della società, e a vedere questa partita d'Asiago c'è proprio la ragazzina protagonista involontaria dell'episodio. Secondo tempo dunque, l'attacco dell'Asiago e il gol, 1 minuto 27 secondi. Non impeccabile la difesa del Valpusteria con Christian Vilait, e gol ancora di Ralf Intranuovo, giocatore arrivato con buone, ottime referenze ad Asiago, che magari ha stentato un po' a carburare, ma che in questi playoff sta girando alla grande. Il suo gol, la doppietta, 2-1, c'è anche lo zampino di Lane Almer in questo gol. Dunque deve di nuovo inseguire il Valpusteria, che non può permettersi ulteriori passi falsi. Il pareggio sfiorato dal Valpusteria, c'è stata anche un'esultanza di Rob Siriani, prematura però perché gli arbitri non assegnano il gol. Si resta dunque sul 2-1. E ancora attacco asiaghese, doppio power play, scusate, attacco pusterese, doppio power play, panca puniti per Matteo Tessari e Matt De Marchi. E arriva il 2-2, firmato Ram Murray, l'uomo che ha realizzato 99 gol in National Hockey League, l'attaccante 37enne, che va a finalizzare questa azione da posizione angolata. È il quarto gol in questi playoff per Ram Murray. Ancora Valpusteria, che però perde il disco, prova ad approfittarne l'Asiago,
di nuovo pericoloso davanti a Giacaitis, ed è il gol del 3-2. Line Almer, 19-29, dunque in chiusura di secondo tempo, dopo il tentativo di Nick Plastino, una prima parata di Giacaitis, poi finisce a terra e viene punito da Almer. 3-2 Asiago, dunque a fine secondo tempo. C'è il pubblico delle grandi occasioni all'Odegaard. Asiago ha vinto un titolo nel 2001 ed è vicino a giocarsi il bis. Subito attacco asiaghese in apertura di tempo. Sottoporta Gio Zappala. Conclusione bloccata da Giacaitis. Poi prova il Valpusteria. Ma c'è subito il contropiede asiaghese. Zappala ancora. Per Matteo Tessari, solo davanti alla porta. Fuori di poco. Preme però la squadra di John Harrington. Intranuovo. Disco centrale, conclusione, gol. Gol ancora di Lane Almer. 2 minuti 45. In questo terzo tempo. Henrich, intranuovo, Almer. E dunque è la serata delle doppiette in casa Asiago. Dopo intranuovo Almer. Adesso davvero all'acqua alla gola il Valpusteria. Squadra di coach Stefan Meyer. Sotto di 2 gol. Kelly prova ad allontanare. Non ci riesce. Ancora l'Asiago. Gol di Dave Borrelli. 13-34. 5-2. Molto bravo Michael Henrich, il top scorer dell'Asiago, che serve un disco fantastico a Borrelli, che deve solo spingerlo dentro. Inutile la spaccata di Giacaitis. Gol numero 9 nei playoff per il numero 10 asiaghese, che chissà, forse un giorno avrà il passaporto italiano e potrà anche giocare in nazionale. 5 minuti alla fine, Meyer chiede time out e soprattutto toglie Giacaitis per l'uomo di movimento in più. Kelly nel traffico respinge un giocatore asiaghese, Valpusteria che ricomincia, ma c'è un errore gravissimo di Armin Helfer, punito da Zappala. 6-2, la leggerezza di Armin Helfer, un disco troppo morbido, ecco qui lo rivediamo. Zappala, una delle rivelazioni dei playoff italo-americano, va a firmare il gol numero 6 dell'Asiago. A 4 minuti 11 dalla fine torna Giacaitis in porta, quasi un segnale di resa. Ancora troppo tenera la difesa del Valpusteria e questa volta il palo salva Giacaitis. Kelly sulla blu. Murray fa girare il disco, manca poco più di un minuto alla fine, fa girare il disco Valpusteria e trova il gol con Tuomainen del 6-3. Ma sono ancora 3 i gol da recuperare, manca un minuto alla fine. È impossibile per il Valpusteria sperare nel miracolo. Ha tolto di nuovo il portiere e arriva al 7-3. Gio Zappala, ancora una doppietta, 3 doppiette dunque per l'Asiago in questa serata pirotecnica. È il risultato finale, 7-3 all'Odegaard. Finisce dunque anche la stagione del Valpusteria, che finisce a mani vuote perché ha perso la finale di Coppa Italia e la semifinale scudetto. In finale ci va l'Asiago. Credo che abbiamo fatto una delle più belle partite di quest'anno, soprattutto prendendo pochi minuti di penalità che ci avevano un po' condizionato a Brunico, e loro sono riusciti a segnare solo in power play e noi invece 5 contro 5 eravamo, credo, nettamente superiori. Quindi vittoria super meritata. Ed ecco il quadro delle semifinali. 2 volte 4-2, Renon sul Bolzano, Asiago sul Valpusteria, dunque Renon-Asiago, finale inedita del campionato 2010.